ormai siamo passati a un mondo che deve comunque rapidamente comunicare. Siamo sempre tutti connessi, abbiamo la possibilità di, come dire, con dei social network anche di incrementare, di proporre il nostro lavoro, e per mettere, per caricare su queste piattaforme il nostro lavoro bisogna che sia realizzato anche con queste tecniche. Il futuro è questo qui, non c'è niente da fare. Le stazioni appaltanti importanti a livello nazionale si stanno impegnando in prima persona, quindi stanno portando avanti il tema della sostenibilità importante, introducendolo sia negli affidamenti per la progettazione che per gli affidamenti di appalti di costruzione. La cosa bella di fare questi workshop è proprio questa, che si incontrano persone che solitamente non si riuscirebbero a contattare. Quindi è anche un modo per l'azienda per sapere quali sono, a seconda delle zone d'Italia in cui si effettua il workshop, le richieste del progettista, così come della committenza o dell'installatore. C'è stata la curiosità relativa a quelle che sono le novità nel mondo dei serramenti, dell'involucro edilizio, tanta attenzione anche al tema della sostenibilità, che per noi come Idro è un elemento assolutamente importante e su cui si investe tantissimo. È un mondo, quello dei pannelli coibentati, che continua a sviluppare dei volumi in crescita, ma che sono per il momento ancora a vantaggio di produttori che invadono il mercato di prodotti che sono per lo più di fascia medio-bassa, con assenza di certificazioni e con poca chiarezza sui materiali impiegati per produrli. L'obiettivo del mio intervento è stato quello di presentare fondamentalmente un'innovazione tecnologica nell'ambito dell'impermeabilizzazione che riusciamo a garantire proprio additivando il calcestruzzo con questo speciale additivo cristallizzante che appunto è Penetron Admix. Ogni volta che facciamo un infoprogetto e veniamo accolti da voi, troviamo sempre architetti e persone molto interessate a tutto ciò che noi proponiamo e abbiamo sempre dei riscontri positivi.